Ciao! Allora, questa è una piccola intro e poi vi faccio vedere bene di che cosa vi parlerò. Perché se io vi lascio sotto i link, voi non li andate mica a vedere e poi non capite di che cosa sto parlando. Allora, ho scoperto da poco e per caso un libro dei Beatles che si chiama Il piccolo libro dei Beatles. E l'ho ordinato e appunto mi è arrivato. Nella seconda parte ve lo faccio vedere, ve lo sfoglio un attimino e ve ne parlo in particolare. Perché ve ne parlo soprattutto perché è molto particolare. Ma prima volevo parlarvi dell'autore. Allora, il libro è uscito nel 2010 e l'autore è questo qua che vedete scritto qua, Hervé Bury. È francese, appunto è uscito prima in Francia e da noi è arrivato solo nel 2012, quindi 2 anni dopo. Quindi è stata una scoperta, insomma, molto recente. Io pensavo fosse quasi più vecchio. Perché è particolare? Perché ve ne voglio parlare? Perché è tutto fatto a fumetti. Quindi quando lo vedrete, infatti io quando l'ho visto sono rimasta, cioè, quasi estasiata perché è veramente fatto bene, curato nei particolari. E, da buona collezionista, ovviamente non poteva mancarmi. E, vi faccio questa che voi vedete, adesso lo faccio vedere sul sito. Io i link ve li lascio tutti, comunque per andarveli a vedere. Questa è una pagina e io dopo vi farò appunto vedere bene bene il libro. Che trovate sul suo sito, trovate sempre sul link. Appunto, è un disegnatore e fumettista francese che vive a Bordeaux. Collabora con diverse case proprio di pubblicazione di libri e anche dei giornali, scrive proprio degli articoli. È interessante perché questo, diciamo, prima di questo c'è stato il piccolo libro del rock. Quello non ce l'ho solo visualizzato un po' su internet e anche quello non deve essere per niente male, perché se questo mi è piaciuto, mi sa che anche l'altro non è per niente male da quello che ho visto, però quello dei Beatles ovviamente mi premeva molto di più. Semplicemente narra la storia dall'inizio e continua proprio in ordine cronologico, quindi non è niente di che dal punto di vista dei contenuti, ci sono sì delle curiosità, io adesso poi ve lo farò vedere dopo, però è proprio nel modo del libro, non so come spiegarvelo, cioè è proprio appunto stato tutto disegnato e colorato, cioè fatto dall'inizio alla fine da questo ragazzo, questo signore. E pensato ovviamente, quindi la storia di per sé è quella, la storia di Vito, se voglio dire, non, è come la guerra mondiale, non è che possiamo cambiare le date o i personaggi, quelli sono e quelli rimangono, però il modo in cui è raccontato e disegnato lo rende particolarmente invitante alla lettura. Adesso vi farò vedere la copertina, poi dopo ovviamente la vedrete. Ah, questo è il suo sito, mentre qui avete, questa è la casa editrice. Per quanto riguarda la Francia, da noi vi farò poi vedere Black Velvet che lo commercializza da noi. E questa è la copertina che vi farò vedere. Questo qua però c'è un buco qua in mezzo, ma cioè, è proprio fatto particolare, una cosa, la ve la faccio già vedere diciamo in anteprima. E niente, quindi questo è un minimo diciamo riassunto per quanto riguarda l'autore, perché mi sembra insomma l'idea è molto bella ed è fatto, più che altro è fatto proprio bene. E trovare appunto dei libri, essendo che appunto dei Beatles ormai si trova qualsiasi cosa, credo ormai in qualsiasi lingua, trovare un qualcosa di diverso e originale non è sempre semplice, quindi ve lo propongo. Magari può anche interessare a chi dei Beatles non gliene frega niente, perché anche altri libri illustrati ovviamente non ha solo questo e quindi vi faccio poi vedere la seconda parte, quindi proprio
dentro, come si presenta all'interno il libro. Vi posso dire che costa 18 euro e qualcosa. Lo trovate, mi pare, anche su Amazon a 15 euro, se non sbaglio, qualcosa del genere. Comunque ha qualcosa in meno, ma insomma poca roba. Ed è bello spesso, quindi ve lo farò proprio vedere bene. Quindi Eccolo passiamo qua alla il seconda libro. parte. Allora, come vi dicevo, qua vedete che c'è un buco, praticamente nella copertina, questa parte sta colorata così e qui inizia. Vabbè, c'è tutta la prefazione, bla bla bla. E poi questa è proprio la prima pagina. Vedete, volevo farvi notare, zoom un po' così magari così legge meglio, forse. Si mette a fuoco, sì. Ok. Volevo farvi vedere come è fatto bene, come è ben disegnato. Questo è lo stemma di Liverpool. Vedete? E qui è proprio l'inizio, l'inizio. Quindi vedete qua comincia dicendo che è il 9 ottobre del 40, nato John Lennon, quindi proprio sentite bimbi, piccolini, proprio dall'inizio, inizio, inizio, inizio. Ed è fatto veramente, disegnato molto bene. Infatti io adesso non vi farò vedere proprio pagina per pagina. Volevo farvi vedere il... c'è anche una mappa. Volevo farvi vedere solo alcune parti, diciamo, più carine, anche perché non posso sfogliarvi ovviamente tutto il libro, se no. Questa mi è piaciuta molto. Più e nella ragazza Astrid. E ho fatto anche un articolo recentemente su di lui, il quinto Beatle, vi lascio anche quello, il link qua sotto. E poi, ecco, questa è per esempio una foto, un'illustrazione tratta da una foto. E volevo farvi vedere alcuni, appunto, vedete qualcosa c'è di colorato, diciamo che la maggior parte è in bianco e nero. Alcune illustrazioni, alcune frasi, eccetera, che mi piacciono, mi sono piaciute di più, mi hanno attirato. Vedete tutto così proprio a fumetti ed è molto, è fatto molto bene, molto bello. Questa qua è una copertina riprodotta. Allora, andando avanti, intanto voi guardate qualcosina, buttate l'occhio. Allora, c'è questo che è molto carino. È una pagina bianca con questi baffoni e dice: a fine dicembre, mentre i Beatles sono in studio da un mese, la televisione riprende il loro arrivo ad Abbey Road. Sono tutti baffuti, con grande sorpresa dei fan. Sono forse impazziti? Andiamo avanti. Che delirio. Questo è Andy Valrose. Eccolo qua, questa è la copertina. Magic Mystery Tour. Continuando, questa è un'illustrazione, infatti vedete, dalle foto di Richard Arnold. Vi lascio qui la foto originale di questa, che trovate ovunque praticamente, che sono le versioni psichedeliche praticamente, quelle con i colori accesi. Vi lascio la foto. E continuando, come può mancare l'album? Questo ce l'ho anche in camera. No, in camera, in sala, perdono. No, in camera. Vedete, qui si continua con diciamo, una volta che si sono lasciati con le varie carriere da solisti, quindi con i vari album, vedete George, come ha continuato,
E un po' tutti quanti, insomma, cosa hanno fatto, cosa non hanno fatto, figli che hanno avuto, mogli. Le varie vicissitudini. Questa è una curiosità, ma si trova anche sui libri di storia, però è carina come è stata illustrata. Il 28 novembre 1974, il più vecchio fossile dominide mai scoperto viene disotterrato dalla squadra di archeologi di Idzkoppen, credo. In quel momento Lucy in the Sky with Diamonds passa alla radio. Al fossile viene dato il soprannome di Lucy. È una curiosità, ci sono, si sanno, sono cose che si sanno, diciamo, ma vedo che molte volte non, cioè, io sul mio libro di storia, persino quello delle elementari, ce l'avevo comunque. I Ramones, cioè, chi c'è anche oltre a loro, ovviamente, non solo Wings, che ha formato Paul McCartney. Lascio, mi sfoglio qualcosa così. Come se lo stesse proprio sfogliando con me. Adesso siamo quasi giunti alla fine. Volume 1, volume 2 del Pathmaster, quelli ce li ho. Che sono belli e contengono anche le loro canzoni in tedesco e in spagnolo, cantate proprio da loro. E poi è sugli Oasis. Insomma, che sono un po', come si può dire, accusati di copiare i Beatles, ma non hanno mai nascosto, insomma, di ispirarsi, anche se ormai gli Oasis non esistono più, comunque. Paul McCartney cosa fa, eccetera. Faccio ancora vedere così velocissimamente, se no diventa troppo lungo. E si arriva fino proprio ai giorni nostri, eh. Questo è un album che vi consiglio, di George Harrison, di qualche anno fa, è spettacolare, in cui trovate anche il figlio Dani che suona. E poi vedete anche le band di tributo. Che ce ne sono tantissime. Ringo Starr, che per chi li segue ancora vi consiglio di seguirlo anche su Facebook o comunque sui social network, è molto attivo e parla, risponde ai fan tramite video, è molto social, come si suol dire. Memory Almost Full, anche questo insomma, abbastanza recente, fino ad arrivare proprio agli ultimi ultimi, che volevo poi farvi vedere. Qua vabbè, la documentazione, insomma, la bibliografia, come giusto che sia, con i vari siti web, vi lascio così. E giusto come ultima pagina abbiamo Stone o Beatles? Un dibattito che infuria dal 1964. Io adesso lo chiedo a voi. Stone o Beatles? E perché? Perché è facile dire uno o l'altro. Ci vediamo al prossimo video, spero vi sia piaciuto. Ciao! Se ti è piaciuto il video iscriviti e seguimi anche su Facebook, Twitter e lo shop.